Buongiorno amici di Nova News 24, nella puntata di ieri domenica in Mara Venera ha ospitato Alessia Martuzzi e Luca Tomassini che hanno parlato di Boomerissima, un programma che sta cominciando veramente alla grande. Nel bel mezzo dell'intervista si è sentito però un tonfo e la conduttrice si è spaventata e ha chiesto cosa fosse successo. Aia, oddio, è caduto qualcuno, si è fatto male, chi è? Un fotografo? Tutto a posto, pare che un fotografo sia effettivamente scivolato, ma che non si sia fatto nulla di grave. Infatti, proprio la zia Mara si è subito sincerata delle sue condizioni, ma dopo essersi assicurata che fosse tutto ok, ha continuato con l'intervista. Alessia Marcuzzi dice chiaramente: mi sono lanciata in questo programma perché volevo che fosse completo, che io diventassi più completa. Il direttore Coletta mi ha detto che mi voleva vedere in vesti diverse e infatti mi sono buttata a cantare e a ballare. Ho fatto capriole, il palo della lap dance, mi sono pure fatta dei lividi, sono diventata ballerina grazie al mio direttore artistico Luca Tomassini. Lui è bravissimo e fa ballare anche un pezzo di legno. Mi sono impegnata tantissimo per arrivare a ballare, da luglio sono andata tutti i giorni in sala prove, anche perché non potevo far sfigurare Luca Tomassini, ha dichiarato Alessia domenica in. Vogliamo ascoltare le storie di Luca, che negli anni 80 e 90 ha lavorato con i più grandi artisti, anche con Madonna. Nella prima puntata ho ospitato anche Fiorello, che però ha fatto un caos col il mio numero. Adesso il mio numero ce l'ha tutta Italia, devo dire che ho ricevuto migliaia di messaggi dolcissimi. Infatti ti dirò che lo tengo, ho anche un altro numero adesso, ma tengo anche quello vecchio. Penso che mi hanno anche messa in un gruppo per invitarmi a un matrimonio. Poi una bambina che si chiama Adele mi ha scritto cose dolcissime. Amici di Nova News 24, questo è quello che dice Alessia Marcuzzi nei saloni di domenica in. Diteci cosa ne pensate. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.